Il comune di Messina vive uno dei momenti peggiori della sua storia. Le casse sono praticamente vuote. Ci siamo appena lasciati alle spalle una settimana di passione caratterizzata dall'emergenza idrica, dall'emergenza rifiuti e dall'emergenza TIR. Eppure all'orizzonte l'aumento delle tasse previsto nel piano triennale varato dall'amministrazione comunale per evitare il dissesto finanziario dell'ente. Cosa ne pensano i cittadini? Messina esce da una settimana difficilissima, emergenza idrica, emergenza rifiuti, emergenza TIR e all'orizzonte un aumento di tasse. Cosa ne pensa? Che siamo rovinati, no? È più di questo che cosa si può pensare. Non abbiamo più niente da aggiungere al fatto che siamo ormai disperati, tutti, perché ci manca, come si suol dire, dall'acqua al sale. La città di Messina è stata sempre così, in mano ai politici e si sono fregati tutti loro. Aumento delle tasse in vista, questo è un problema tutto nostro, perché quando votiamo dovremmo essere più liberi e consapevoli, cioè non dare un voto condizionato da quello che ci possono offrire dopo. Il momento è quello che è, ma non è che abbiamo soluzione facile per noi e per l'Italia da proporre, è veramente un momento difficile. E questo è quando l'amministrazione di vari anni si accumula praticamente in negativo. Naturalmente questo è un errore sia comunale, quindi territoriale, della politica territoriale, regionale e anche governativa centrale di Roma. La malpolitica ha gestito male da 30-40 anni a venire a questa parte e non divengono al pettine. I cittadini non sono molto contenti, eppure il 2011 l'avevamo chiuso così, con una considerazione del sindaco Giuseppe Buzzanca. Visto da fuori il 2011 è un anno dalle tinte scure, visto dal sindaco di Messina che anno è stato? Eccezionale. Un anno eccezionale, diceva il sindaco Buzzanca, il 31 dicembre 2011, eppure sono passati solo pochi mesi e il comune si trova a un passo dal dissesto, tanto che è stato necessario approvare un piano triennale di rientro votato qualche settimana fa, pochi giorni fa in consiglio comunale. Le ragioni del sì a quel documento nelle parole dei capigruppo al consiglio comunale. Bruno Cilento, capogruppo unico dell'UDC, l'UDC continua a mantenere in consiglio comunale un ruolo ambiguo, da lì va professando la necessità di dichiarare dissesto del comune e voi votate la delibera varata dall'amministrazione comunale, antidissesto possiamo definirla. Il dissesto è un fatto tecnico e lo devono stabilire gli uffici. Fino a quando a noi verranno portati dei documenti finanziari che sono dotati di tutti quelli che sono i pareri tecnici e tutto ciò che è necessario per darci conforto su quella che è capacità finanziaria del Comune, e allora vorrà dire che il Comune avrà la forza di resistere. Il dissesto, mi dispiace doverla correggere, non è uno spettro, il dissesto è una realtà. Tanino Calio del PID, le ha votato no al piano antidissesto varato dall'amministrazione comunale, quali sono le ragioni del no? È un piano che non fa altro che allungare l'agonia ad una città morente con una terapia accanita al fine di mantenere saldi i propri posti e le proprie poltrone, i propri doppi incarichi. Non sono state fatte scelte, non è un problema di scelte giuste, non sono state fatte scelte. Un'amministrazione in difficoltà finanziaria deve fare delle scelte, popolari o impopolari che siano, ma deve farle e poi si assume le responsabilità. Tani Saia, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale, anche il PD è rimasto in aula e ha consentito che il piano antidissesto varato dall'amministrazione passasse. Il dissesto si deve evitare al Comune? Ma noi come Partito Democratico, come sempre, abbiamo dimostrato un grande senso di responsabilità e anche quando abbiamo fatto opposizione non è mai stata pregiudiziale ma basata sul buon senso degli atti. È chiaro che noi siamo fortemente contrari al dissesto, che abbiamo che il Comune ha grandi criticità e che la situazione corre anche questo rischio, però bisogna porre in essere tutti gli accorgimenti idoni per evitare questa scelta che sicuramente sarebbe dannosa per la cittadinanza di Messina e dannosa per molte categorie di precari del Comune o di dipendenti di società collegate col Comune, che correrebbero grossi rischi di perdere il posto di lavoro. A pagare le criticità però molto probabilmente saranno i cittadini, perché è previsto un aumento delle tasse. Ma questo alla fine sarà anche strettamente necessario. È chiaro che non si potrà fare solo questo, bisognerà riorganizzare un insieme di situazioni che finora non sono state affrontate nella maniera dovuta. Vedi quella per esempio della vendita alloggi.
forse non si potranno vendere ai prezzi a cui sono stati previsti, ma il Comune ha una grandissima disponibilità di alloggi e anche di beni non utilizzati dal Comune che debbono essere razionalizzati e venduti nella maniera dovuta, creando un apposito ufficio con le dovute professionalità e le sufficienti strutture, cosa che finora non è stato fatto. Nino Carreri di Risorgimento Messinese, uno dei più forti oppositori in Consiglio Comunale della delibera presentata dall'amministrazione comunale contro il dissesto finanziario, perché? Diciamo che è aria fritta, che alla fine si concluderà in un unico modo, l'aumento delle tasse per i cittadini onesti che hanno sempre pagato, fra l'altro, perché qua in questo comune non ci si vuole impegnare a perseguire quelli che sono gli evasori e i morosi. Questo è, secondo me, il fine che l'amministrazione, un'amministrazione seria, dovrebbe perseguire. Prima di far pagare ai cittadini ancora una volta le tasse, bisogna mettere le mani in tasca a chi non ha mai pagato. Prima di aumentare le tasse, noi dobbiamo riuscire a recuperare tutte le risorse possibili e immaginabili e dobbiamo riuscire a recuperare soprattutto i crediti del Comune. E allora, alla fine, se sarà necessario, noi Consiglio Comunale abbiamo detto va bene aumentate le tasse, però questa qua deve essere proprio l'ultima delle ipotesi. Prima dobbiamo recuperare i crediti, perché il Comune... Ma se non ci siete riusciti finora, come si farà adesso? Ma ci dobbiamo riuscire, cioè, voglio dire, un malato va curato fino a quando è possibile tenerlo in vita e curarlo. Noi lo cureremo e quindi ci proveremo in tutti i modi. E la nostra posizione è nota: noi il giorno dopo l'insediamento della giunta Buzzanca abbiamo chiesto che venisse fatta una seria, vera ricognizione delle condizioni economiche e di bilancio del comune di Messina e abbiamo detto che secondo noi occorreva dichiarare il dissesto perché questo avrebbe innestato un circuito virtuoso di risanamento economico e finanziario del Comune. Non si è fatto, non lo si è fatto anche con la connivenza del Partito Democratico che ha da questo punto di vista le stesse responsabilità di Buzzanca. Eccezionale. E adesso a 40 anni ancora siamo con mamma e papà.